Ciao a tutti, oggi parliamo di come sfruttare al meglio lo smartphone per fare video. Gli smartphone che abbiamo in mano ogni giorno sono ormai capaci di registrare immagini di altissima qualità. Anche se non possono essere considerati strumenti professionali, con qualche piccola accortezza possono essere usati per realizzare video di tutto rispetto. Ci è capitato recentemente di andare in vacanza e di esserci portati solo il cellulare per fare video. Non avevamo voglia delle responsabilità di attrezzatura costosa e volevamo staccare dal lavoro. Abbiamo ripreso solo con lo smartphone e poi montato il tutto con Premiere. Se siete curiosi, il link è nelle informazioni. E un sacco di persone ci hanno chiesto con cosa abbiamo ripreso. Quindi vediamo insieme come sfruttare al meglio il telefonino per fare riprese. Numero 1. Le impostazioni del cellulare. Banalmente non ci si pensa, ma è bene sempre controllare le impostazioni e settare la massima risoluzione e qualità di registrazione possibile. Ormai quasi tutti i nuovi smartphone permettono di registrare in 4K. Vi consigliamo di riprendere a questa risoluzione anche se il video finale sarà esportato in Full HD. In questo modo il software di editing che userete avrà più informazioni da elaborare. Se il telefono lo permette, controllate anche le impostazioni di compressione del video. Più è compresso, meno occuperà il file, ma avrete minore qualità dell'immagine. 2. Fare riprese per lo più ferme o con movimenti lenti. Non essendo strumenti professionali, le riprese effettuate da telefono sono di solito molto compresse, proprio per risparmiare spazio di archiviazione. La compressione è visibile soprattutto su riprese mosse o oggetti in movimento. Per questo, prediligere riprese fisse o molto stabili vi permetterà di avere un'immagine più pulita. 3. Evitare movimenti rapidi. Per via del sensore della fotocamera del cellulare, se effettuate riprese con movimenti veloci e improvvisi o inquadrate oggetti che si muovono ad alta velocità, avrete un effetto di distorsione dell'immagine. Questo effetto, chiamato rolling shutter, è migliorabile in post-produzione, ma se non è strettamente necessario, è meglio evitarlo già in fase di ripresa. 4. Esposizione automatica. In alcuni telefoni, l'impostazione automatica dell'esposizione può causare un fastidioso lampeggio dell'immagine in condizioni di luce molto intensa o di controluce. Per evitarlo, controllate nelle impostazioni se è possibile cambiare modalità o disattivarlo passando a una regolazione manuale. 5. Non usare lo zoom digitale interno. Evitate di usare lo zoom digitale durante la ripresa, perché in realtà non fa altro che ingrandire l'immagine che avete registrato, perdendo qualità. La stessa operazione può essere fatta in fase di montaggio, con molti più controlli e soprattutto con la possibilità di tornare indietro al video originale. 6. Audio. Non c'è niente di più fastidioso di un video in cui non si capisce l'audio della persona che parla. Un cattivo audio può rovinare l'intero video. Se prevedete di registrare la vostra voce, la cosa migliore è semplicemente utilizzare l'auricolare, anche nascosto sotto il vestito se non lo volete inquadrare. In questo modo la vostra voce sarà molto più chiara ed eviterete gran parte dei rumori fastidiosi come vento, schiamazzi e altro. Questi erano 6 consigli per migliorare le vostre riprese fatte col cellulare a costo zero. Se applicate, vi permetteranno di partire da una buona base da migliorare ulteriormente in post-produzione. Esistono poi diversi strumenti aggiuntivi e gadget per migliorare ulteriormente le riprese del vostro telefono, ma di questo parleremo in un altro video. Ciao!